Ragazzi, roba al volo, siccome sono un cretino, per sbaglio ho cancellato i file della registrazione che ho fatto di circa un'ora in cui arrivo da livello 1 a livello 10, porca troia, porca. Questo è quando uno è tarato mentalmente. Di conseguenza nel video parlerò di un montaggio che purtroppo non sono riuscito a fare perché sto provando a ritrovare magari quei file, ma non ce la sto facendo. Perché siccome tutti i file uguali insieme, per sbaglio ho cancellato anche quello, quindi porca troia, porca, non sono riuscito a recuperarli. Però comunque spero che il video vi piaccia lo stesso. Alla fine vi ho fatto saltare solo una semplice parte dall'1 al 10 che era relativamente noiosa. Vabbè, vi lascio il video, bella. E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi abbiamo iniziato il nostro nuovo personaggio che mi avete consigliato di fare in tantissimi, di conseguenza così avevo la voglia io. Voi mi avete invogliato di più dicendomi fallo, fallo, fallo da zero, perché anche in passato me l'aveva già detto qualcuno, insomma, fallo da zero, e allora alla fine ho scelto di fare questo personaggio. Quindi con questo carissimo Rogue Undead, il server è sempre quello, sono sempre su Nemesis, voglio arrivare al più presto al 15, perché al 15 inizio a entrare in Instance e già le cose si facilitano molto, perché già per arrivare al 10 ci ho messo veramente troppo, cioè è lentissima. È lentissimo il leveling su questi territori qua, specialmente tipo a Lordaeron qua. Madonna mia, c'è. Ma no, che cazzo ho detto? A Twistfall Glades, mi sbaglio sempre. Cioè, ho notato che comunque rispetto all'alleanza qui ci vuole veramente molto di più, perché con l'alleanza per arrivare tipo al 10 ci metti mezz'ora massimo, ma proprio mezz'ora. Cioè, qui guardate, su Total Time Played, adesso levate 4-5 minuti di cazzeggio che sono stato fermo, ma un'ora per arrivare al 10? Un'ora? Ma come ci pensi? Cioè, è tantissimo un'ora per arrivare al 10. Comunque adesso sterminiamo un po' di marlocchetti. Secchiamo gli ultimi e ci siamo. Non vi ho voluto lasciare la parte iniziale proprio dall'1 al 10 perché era proprio una rottura di cazzo. È veramente lento, il territorio è gigante, tu vai a piedi, non hai mount, non hai un cazzo, i trasporti non ci sono, perché vabbè, ovviamente è la parte iniziale, quindi non è che uno può pretendere di volare. Per carità, però, Cristo, non mi aspettavo che fosse così lento. Forse sono abituato magari a livello ai personaggi tipo Alleanza, che perlomeno i territori sono un po' più compatti, magari tipo per esempio i nani, già il territorio lì è grosso, è abbastanza grosso, quindi vabbè, tanto siamo arrivati all'11, mentre parliamo. La spec ho messo, vabbè, l'assassination, ma intanto la spec è ovviamente provvisoria, non lo so, lo tirerò avanti fino a che non mi accorgerò che sarà sbagliata. Stesso principio dell'altra volta, non sto usando la webcam, sto usando il telefono, ma questa volta spero che tenga la registrazione perché sennò spacco tutto. Ho pure comprato l'SD nuova così non può dire che non ho la memoria, cazzo. Parliamo con un tizio nel cesso, proprio nel cesso. Io oggi voglio arrivare al 15 perché voglio dividere, anche se è molto molto difficile, perlomeno fare 0-15 e poi aumentare di 10 livelli in 10 livelli, capito? Perché non posso portarvi 3 livelli a video perché sarebbe veramente impossibile. Magari quando andiamo più avanti sicuramente i livelli a video diminuiranno, come faccio col DK per chi è magari più vecchio come iscritto, però inevitabilmente all'inizio si può fare tranquillamente così, che si possono fare molti più livelli per video. E ok, la nostra amichetta è stata spappolata amaramente lì per terra. Noi ci vediamo dai coglionis.
Dopo da prendere la mia maglietta che mi hanno detto che è finita, quindi mi raccomando, dopo sul Facebook metto uno screen della... faccio una foto della maglietta e la metto, quindi mi raccomando, se la volete vedere e riconoscermi a Games Week dovete per forza seguire la mia pagina Facebook. Allora, dobbiamo rifill laggiù, però c'è questo stronzo qui che, se non sbaglio, fa avanti e dietro. Adesso aspettando che Mari torna indietro, così accorciamo un po' i tempi, perché sennò camminare così ci metti veramente tantissimo. Oh, dove cazzo deve arrivare? Vieni qui! Guardalo! Ah, eccolo, eccolo, arriva uno stronzo in discesa. Vieni, zio! Al volo! Tac! Pure la fermata ha fatto. Pensa tu. Dovrei scendere qui? Sì. Perché sennò questo qua arrivava fino a The Sepulcher laggiù. E invece devo arrivare qua. Ok, siamo arrivati. Prendiamo queste due quest. Vediamo che cazzo ci c'è di fare. Cioè, per dire, no? Adesso vi faccio vedere un'altra cosa. Adesso sto all'11. Grazie a Titan Panel. Praticamente per arrivare dal 10 e mezzo all'11, quasi 12, 13 minuti. Ma, cioè, 13 minuti è tantissimo. Vabbè, continuiamo così, tanto fino a che non entriamo in istanza qua non se ne parla. Tanto è arrivato il 12, niente, non è... Il garrote senza stilt? What the fuck? Cioè, uno vuole fare le imprese fighe, se metto coglione, si mette in mezzo, guarda, sempre così. Se NPC invasivi. In più dobbiamo anche ammazzare questi lupetti per gli organi, bello. Cioè, vedete, guarda quanto cazzo di tempo sto perdendo, cioè. Qui ci dovrebbero essere 8 milioni di mob, qui, 8 milioni. E invece non c'è un cazzo di nessuno, e ne devo ammazzare ancora 5. Ci vediamo direttamente a questa fatta, va. Allora, la quest è quella dei cosi, degli organi, l'abbiamo finita. Adesso devo tornare di là, cazzo, perché devo continuare a ammazzare quegli organi che sono introvabili, perché mi sa che c'è uno stronzo che me li sta fottendo sotto il naso. Infatti adesso ce ne stanno un po' di più. Era colpa di qualcun altro che era passato prima di me e aveva fatto un po' di pulizia. Facciamo fuori l'ultimo e si consegna. Allora, uno qua... Un altro qua. Vabbè, datemi le due queste quando volete. Oh, forse livelliamo? Se non livelliamo ci arriviamo veramente vicino. Porca troia, una barretta. Allora, proverei di fare prima queste due queste qua sopra, che sicuramente devo ammazzare i ragni famosissimi e salvare dei tizi. E qua devo ammazzare un finto boss. Non esiste un territorio di Warcraft senza almeno una quest che riguarda i ragni. Cioè, penso che ogni territorio di World of Warcraft abbia una quest dove ci sono i ragni, sempre. Proprio un mob che piace un sacco. Tanto livello 13. Allora, c'è rimasto un ragnetto solo, che è quello là, che secchiamo instant. Ciao cari. E ovviamente c'è un semi boss da ammazzare, che sicuramente mi avrà fottuto quello stronzo, sicuro. Che schifo! Mamma mia, che schifo, guardate lì. Vieni giù, merda. Guarda che... Mamma mia, che schifezza. Mamma mia, che schifezza. Mamma mia, andiamo via per carità, guarda. Sta prende l'angoscia. Ci vediamo direttamente qua, allora, che c'è il finto boss da uccidere. Ciao. Allora, anche questo l'abbiamo fatta. Adesso torniamo in base. Allora, 4000. Allora, forse livelliamo pure stavolta, mi sa. No, non livelliamo, ma sempre... Ah, no, no, invece sì, il cazzo, livelliamo e come? Si vuole al 14, sbam. Parliamo con la mitica Sylvanas Forsaken Rised. Per fortuna che i mob sono praticamente condivisi nonostante li attacchi prima lui, perché sennò qui staremo a farci la guerra. Ah, adesso mi inviti, brutto coglione? Guarda, sarei tentato di declinarti, ma... Siccome non sono un deficiente come te, allora ti accetto. Ok, abbiamo praticamente finito. Ah, è arrivato addirittura un altro, a dire. Allora, presumo che ci sia il classico boss su queste classiche strutture che sono tutte uguali proprio. Ma perché non mi faccio mai i cazzi miei? Ho fermato la scenetta, porco dince, adesso non vedo più niente. Però aspetta, sto in partito con questo, magari lo dà anche a me. Sì, che bello! L'ha dato anche a me.
Ok, adesso ci possiamo letteralmente togliere dalle palle e andare a livellare al 15 consegnando la quest. Oh, eccoci arrivati finalmente. E dai che si livella? Sì, cazzo. Allora, ragazzi, finisco scegliendo un talentino. Boh, prendo emorragio, ma non so se è giusto. Vabbè, vedremo. Comunque, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per la visualizzazione. Ci vediamo al prossimo video, come sempre, che probabilmente a questo punto uscirà lunedì, perché sabato e domenica sarò a Milano. Quindi noi ci vediamo al prossimo video, come sempre. Ciao a tutti, ragazzi.